Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Oggi, come potete ancora ben vedere, sono da solo, purtroppo, perché ancora non riusciamo ad organizzarci col mio collega per registrare i video. Purtroppo diversi impegni ci tengono distanti da questo punto di vista, ma ritornerà a breve. Scusa. Oggi proseguiamo con una rubrica abbastanza particolare che per puro caso ho iniziato, che è quella del mio pensiero praticamente. Queste domande che mi vengono fatte non sono direttamente collegate sul web, cioè non le trovate sul web, mi vengono o poste tramite vengono poste o tramite appunto i nostri social, che sono appunto in.sport.fit, sia su Instagram che su Facebook, trovate comunque la descrizione qui sotto, oppure mi vengono poste fuori dal web. Mi ferma la gente, non perché io valga qualcosa o sia famoso, ma perché comunque Crotone è una realtà abbastanza piccolina, e mi dice: Giuseppe, ma te la posso fare una domanda? Dimmi, ma tu cosa ne pensi di questo, di quell'altro? E io mi diverto poi a rispondere, probabilmente se la risposta, se conosco lo sport, soprattutto se la risposta la so, e poi iniziamo a parlare, iniziamo a vedere come poterlo integrare in un allenamento piuttosto che un altro. Oggi parleremo di un tipo di sport abbastanza particolare, che è lo spinning. Lo spinning, che non è inteso come la pesca, la spinning è pure bellissima, ma lo spinning inteso proprio come proprio la bicicletta, l'indoor cycling. Sì, indoor cycling, questo è definito indoor cycling perché comunque è una corsa in bici al chiuso. E devo dire la verità, io ho avuto una bellissima esperienza dello spinning. Anche qua la comunità in alcuni casi si divide, no? È pesante, è leggero, non serve, serve. Allora, io porto quello che sono le mie esperienze sul canale, ormai l'avete capito, e questa rubrica si chiama appunto Il mio pensiero, quindi è appunto dedicata a quello che penso io. Giustamente non tutti possiamo essere concordi, comunque potete essere favorevoli a quello che dico, però io penso che lo spinning sia veramente interessante come disciplina, bellissima, ci vuole molto fiato e soprattutto gambe, e l'esperienza che ho avuto io è stata quella di assolutamente un'esperienza positiva, perché ho avuto a che fare con del personale altamente qualificato in primis, un'attrezzatura veramente buona, ora non ricordo le marche perché non è il mio ambito fondamentalmente, e col gruppo appunto Indoor Cycling della sede comunque di Crotone, ho avuto a che fare con questo sport un po' per gioco, un pochettino per vedere com'era. Lavoravo in una palestra e mi è stato detto: vieni a provarlo. L'avevo visto sempre come un allenamento abbastanza cardio, e lo è, potenziamento cardiorespiratorio, e lo è, però devo essere sincero, io l'ho fatto dopo un allenamento di gambe molto pesante. Devo dire la verità, sono arrivato innanzitutto ad avere le gambe un pochettino, nonostante lo sforzo sia stato veramente disumano, le gambe più sciolte da un punto di vista, non mi sento più impastate, bloccate, ferme, proprio distrutte totalmente. Aspetta, distrutte sì, però nel senso mi sento molto più morbide, molto più lisce, posso definire così, però erano devastate, cioè nel senso non era quel devasto che ti lascia la palestra, che è qualcosa che proprio a livello settoriale è stancante, tutto focalizzato sulle gambe, tutto focalizzato sul petto, sulle braccia, insomma, e non riesci più a muoverlo. È una stanchezza, io l'ho sentita più profonda, anche perché è una stanchezza generalizzata a livello anche respiratorio. E questo è quello che ho provato io. È leggero? Assolutamente no, è leggero se si fa perdere tempo, c'è questa manovella, questo trasduttore, non so come si chiama veramente, che serve a regolare l'intensità della pedalata, quindi se si chiude o si apre si può avere una pedalata più vigorosa, cioè nel senso questi freni fanno più attrito, di conseguenza non sarà più pesante la pedalata, o può, se tutta completamente aperta, può essere praticamente molto leggera e quindi si va veramente a perdere tempo. Io devo dire la verità, come prima esperienza, ho parlato poi pure con l'istruttore, mi ha fatto toccare anche la ruota, questa grande ruota che gira senza raggi, gira, mi ha fatto mettere la ruota, era particolarmente calda, quindi segno che avevo lavorato bene.
Io lo spinning lo consiglio, è un'attività assolutamente divertente e se viene fatta a livelli comunque ad alti livelli, tipo 4 volte a settimana con una buona alimentazione e soprattutto se viene abbinato anche ad attività outdoor, per esempio che può essere la bicicletta, la mountain bike, può essere la corsa, può essere anche oppure anche indoor, per esempio la palestra, qualsiasi altra cosa. Secondo me è un'attività che completa lo sport. Quindi ragazzi, se avete l'occasione, se avete la possibilità nella vostra palestra, nella vostra città di fare spinning, fatelo, fatelo, praticatelo perché è veramente divertente. Ragazzi, questo video finisce qua. Ripeto, questo è un mio pensiero, come anche altri che sono stati caricati e altri che caricheremo sul canale. Se il video vi è piaciuto, se comunque vi piace questo tipo di format, lasciate un like e un commento. Se volete dei chiarimenti, delle delucidazioni, contattatemi o ci scrivete a din.sport.fit sia su Facebook che su Instagram. Non sto confondendo i social, sia su Instagram che su Facebook. Ragazzi, troverete i link nelle descrizioni, tutto quanto giù appunto nei dettagli del video. E niente ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao!